Alexa, sai cosa vuol dire fuga d'amore? Non lo so. Non lo sai. Vabbè, proviamo a chiarirlo insieme. Sono un fotografo con base in Sardegna, nel paese museo di San Sperate, ma lavoro in tutta Europa. Prima di tutto, scusate il mio taglio di capelli, ma come ben saprete, i parrucchieri sono chiusi da più di un mese e ho paura a tagliarmi i capelli da solo. Oggi parliamo di elopement. Avete mai sognato un matrimonio intimo solo voi due o con pochi invitati, una location studiata nei minimi dettagli? Ho pensato di fare questo video per parlare alle nuove coppie di sposi di una tendenza già consolidata tra coppie straniere, sicuramente meno conosciuta o meno presa in considerazione in Italia. Ancora non sapremo come evolverà la situazione in Italia a causa delle restrizioni per contenere la pandemia del coronavirus. Né sappiamo quanto tempo ci vorrà per ritornare alla normalità di un tempo, ovvero stare insieme in uno stesso luogo, cosa che fino a poco tempo fa avevamo per scontato e che ora sembra solo un lontano ricordo. Quindi mi sono posto una domanda: nell'ipotesi che si potranno nuovamente celebrare i matrimoni da fine maggio, inizi di giugno, ma anche vista la severità, delle restrizioni attuali, temo inverosimile, la celebrazione di eventi con tanti partecipanti, con decine o addirittura centinaia di invitati nello stesso luogo. Quindi, per quanto riguarda i matrimoni, quale potrebbe essere l'evoluzione più logica per chi comunque vorrebbe sposarsi? Ecco, una delle soluzioni è in realtà una tradizione americana che esiste già da tantissimo tempo, che si chiama fuga d'amore, o meglio conosciuta come elopement. Che cos'è l'elopement? To elope in inglese vuol dire proprio scappare senza voltarsi indietro, che non significa mollare, lasciare il proprio partner sull'altare perché si ripensa a quello che stai facendo, ma in realtà è un matrimonio a due in cui gli sposi sono gli unici protagonisti. Credo che se ci pensate avete sicuramente già visto una situazione simile in qualche pellicola cinematografica. Avete mai sognato un matrimonio in una foresta, in una spiaggia, in cima a una montagna, su un lago o in un posto difficilmente accessibile dove magari siete andati insieme come coppia e avete pensato: caspita, questo posto è fantastico, sento un amore che mi circonda e sono qui con te, mi piacerebbe fare un matrimonio qui, ma ovviamente l'avete accantonato perché è impossibile portare tutti gli invitati. Ecco, l'elopement consente di realizzare questo sogno, cioè potersi sposare in un posto che veramente rappresenta la coppia. Proprio perché per l'esiguo numero di persone che richiede, consente comunque spostamenti in posti improbabili. Quali sono gli attori fondamentali per la buona riuscita di un elopement? Ovviamente la coppia, una celebrante laica e una wedding planner che possa aiutarvi con la parte burocratica e organizzativa, e il fotografo che guarda caso è quello che vi sto parlando. A riguardo di planner e celebrante, vorrei chiamare in causa una carissima amica, Nadia Kurz, della Hochzeiten am Strand, un'agenzia con cui lavoro da anni in tutta Europa, che ci parla della sua esperienza. Ciao a tutti e grazie a Fabio per avermi dato la possibilità di parlare di una cosa così bella come l'elopement. Penso una delle situazioni che io amo di più del mio lavoro, perché la trovo molto intima e romantica. Come ha già detto Fabio, io sono Nadia e sono una wedding planner. Lavoro con lui da tanti anni e abbiamo avuto il piacere di organizzare tanti elopement insieme. Il mio lavoro si tratta di organizzare il tutto e per tutto, cioè gli sposi si rivolgono a noi per avere un supporto sulle questioni burocratiche, per esempio in una cerimonia civile dove ci occupiamo di appuntamenti, documenti e tutto ciò che concerne naturalmente la cerimonia civile di cui ha bisogno il comune e anche gli sposi. In Sardegna sono stati designati tanti luoghi fuori dal comune,
come per esempio si può effettuare una bellissima cerimonia civile ufficiale su una spiaggia, oppure in tanti altri bellissimi luoghi intimi e romantici. Oltre alla parte burocratica, ci occupiamo anche di tutto il coordinamento dei fornitori, come fioristi, allestitori, musica, videografi, fotografi e anche altri. Qui ovviamente dipende da cosa desiderano gli sposi e tutta l'organizzazione viene fatta su misura per loro. Una cosa molto bella è aggiungere a una cerimonia civile una parte simbolica con un cerimoniere che racconta la parte personale degli sposi e qui dona alla cerimonia civile un po' più di intimità e personalità. Anche gli sposi spesso si preparano qualcosa da dire all'altro. Sono molto felice di poter organizzare gli elopement perché è un modo bello e diverso di promettersi l'amore. Amore di cui abbiamo bisogno tantissimo in questo periodo. Sia io che le mie colleghe siamo qui per voi, per soddisfare i vostri desideri o rispondere semplicemente alle vostre domande. Intanto io vi mando un caloroso saluto con tanto sole e tanta speranza. Benissimo, quindi abbiamo visto che la celebrante laica è consigliatissima, anzi fondamentale, da affiancare l'eventuale funzionario ufficiale, dato che solo così la cerimonia potrà avere il suo significato intimo. La celebrante è una professionista che studia la storia della coppia e il giorno del matrimonio ricama un discorso su misura sulla storia della coppia ed è fondamentale. Così come fondamentale è anche un wedding planner che, se quanto l'elopement possa sembrare una soluzione semplice, richiede una struttura organizzativa e affidarsi a una planner discreta e professionale sicuramente vi renderà il lavoro più semplice. Avete così da concentrarvi solo sulla parte bella del matrimonio. L'elopement può avvenire con o senza testimoni portati dagli sposi. Mi è capitato diverse volte di lavorare a doppia veste di fotografo e insieme al mio assistente testimone. Ricordiamo anche uno dei vantaggi dell'elopement è che ha un costo decisamente inferiore rispetto a un matrimonio tradizionale. È ovvio che il ristorante, il fioraio, il vestito, la parrucchiera, make-up sono figure fondamentali che vi serviranno per un elopement. Tutta la macchina organizzativa e lavorativa che sta intorno a un matrimonio continua a funzionare e magari si può pensare al catering qualora si volesse fare una cena in riva al mare su una scogliera. Sono cosciente del fatto che nel nostro paese non tutti accetterebbero l'idea di non essere invitati al matrimonio di un proprio caro. Qualcuno sicuramente l'ha storto il naso guardando questo video. Però è solo una mia analisi, in base alle esperienze pregresse, di quello che può essere una soluzione alternativa in questo determinato periodo. C'è da considerare anche che alcuni colleghi videografi hanno la capacità e la strumentazione di organizzare delle dirette web con tanto di regia per poter comunque rendere partecipe anche la vostra famiglia che non può essere presente al matrimonio. Il mio invito ovviamente è di iscrivermi se avete suggerimenti. Possiamo discutere dell'elopement e anche organizzare insieme il vostro prossimo servizio fotografico di matrimonio. Con l'augurio di poterci vedere presto in una situazione di normalità, vi auguro una buonissima giornata. Ciao!